Il biochimico russo Isaac Asimov, nel 1986, diceva che il cervello dell'uomo è l'organizzazione più complessa che conosciamo e aveva perfettamente ragione. In questo video iniziamo questo viaggio alla scoperta del nostro cervello, parlando del sistema nervoso e delle diverse tipologie cellulari. Il sistema nervoso può essere suddiviso in due tipologie: il sistema nervoso centrale, anche detto SNC, e il sistema nervoso periferico, SNP. Il sistema nervoso centrale, appunto anche detto SNC, comprende l'encefalo e il midollo spinale. Poi troviamo il sistema nervoso periferico, anche detto SNP, che comprende i nervi che trasportano informazioni a tutti gli organi e tessuti. Sono possibili chiaramente altre suddivisioni. Ad esempio, si parla anche di sistema nervoso autonomo, SNA, compreso in parte nell'SNC e in parte nell'SNP, che regola le principali funzioni della vita vegetativa. Il sistema nervoso è costituito fondamentalmente da due tipologie cellulari, i neuroni e le cellule gliali. I neuroni sono cellule altamente specializzate, che ricevono informazioni dal mondo esterno o da altri neuroni, elaborano le informazioni e le trasmettono ad altri neuroni o a cellule specializzate che consentono il movimento. Poi, come abbiamo detto, ci sono le cellule gliali, che sono cellule meno complesse rispetto ai neuroni e svolgono una vera e propria funzione di sostegno per i neuroni stessi. Ci sono diversi tipi di cellule gliali, come gli astrociti, gli oligodendrociti e i microglia. La principale differenza tra neuroni e cellule gliali è legata alla loro diversa funzione all'interno del nostro organismo. I neuroni hanno infatti il compito di ricevere informazioni, elaborarle ed inviarle. Quindi in sostanza svolgono un ruolo di input e output delle informazioni del nostro organismo. Le cellule gliali invece non hanno questo compito, ma hanno comunque un'importanza strategica in quanto nutrono i neuroni con sostanze ad hoc, proteggendoli con i loro prolungamenti. Grazie a questi prolungamenti, le cellule gliali avvolgono l'assone del neurone, dando vita alla guaina mielinica. Svolgono quindi un ruolo protettivo e di nutrimento dei neuroni. Ricapitolando, ricordati che il sistema nervoso centrale, SNC, comprende encefalo e midollo spinale. Il sistema nervoso periferico, SNP, comprende i nervi che trasportano informazioni a tutti gli organi e tessuti. Le due tipologie cellulari sono i neuroni e le cellule gliali. I neuroni ricevono e trasmettono informazioni tra neuroni e dal e per il mondo esterno. Le cellule gliali svolgono una funzione di sostegno per i neuroni.